Al Mimmo Pavone la gara tra Pineto e Colonia Paese offre interessanti motivazioni alle due contendenti, ma di questo parleremo dopo. Ci soffermiamo invece sul toccante prepartita, interamente e doverosamente dedicato alla memoria di Giuseppe Chiavaroli, lo sfortunato centrocampista perito tra le macerie del terremoto che ha sconvolto l'Aquilano e che ad inizio stagione aveva indossato la casacca del Pineto. I suoi ex compagni di squadra, insieme ai rivali odierni, lo vogliono ricordare degnamente, insieme alle sorelle di Giuseppe presenti alla cerimonia. Per il direttore designato al confronto, Alessio Chiavaroli, si tratta di una giornata altrettanto speciale, visto che arbitrerà una gara dedicata al cugino di primo grado. Tornando alle motivazioni intrinseche della gara in oggetto, la voglia del Pineto di agguantare l'agognata salvezza si scontra con l'impellente necessità del Colonia Paese di riagguantare la fatidica zona playoff. Sono i ragazzi di Eugenio Natale a prendere subito l'iniziativa e a costringere gli avversari sulla difensiva. Dopo appena 4 minuti, Carfagna azzera l'irruzione di Trento e sulla ribattuta Costantino sciupa malamente sparando sopra i legni. Lo stesso Costantino si scontra al 20° con un difensore avversario reclamando con i suoi un calcio di rigore. Il signor Chiavaroli ritiene invece involontario il contatto col difensore del Colonia e lascia proseguire. Il Pineto, sempre più intraprendente, si fa sotto con Trento sfortunato, che scheggia il legno trasversale con una interessante battuta dal limite d'area. Sono i preamboli per il meritato vantaggio che si materializza al minuto 26 grazie a Costantino, abile a girarsi in area e ad infilare Carfagna al termine di una apprezzabile azione corale. L'11 di casa cerca in chiusura di tempo di legittimare il vantaggio, ma Carfagna è provvidenziale per annullare le battute a rete di Trento ex EPA. Il Pineto va comunque al riposo col vantaggio risicato che non consente di poter essere del tutto tranquilli. In avvio di ripresa si vede finalmente anche il Colonia con la stoccata di Caviglia su palla inattiva che mette in difficoltà Franchi, il quale salva il risultato in compartecipazione con legno trasversale. Il Pineto torna a dettare i ritmi e prova di nuovo a centrare il raddoppio della sicurezza, ma Carfagna è lesto per annullare il tentativo di palombella da parte dell'attivissimo Trento. La gara si spegne al 15° quando Di Nicola fallisce una colossale opportunità a porta praticamente sguarnita. Per il Pineto è festa, visto l'ipoteca per una salvezza più che meritata. Mister Natale, vittoria meritata, il Pineto praticamente salvo, però questa vittoria naturalmente va a chi non c'è più, un ricordo indelebile nei nostri cuori per il grande Giuseppe Chiavaroli. Sì, vero, la cosa più importante è pensare ancora a lui in questa circostanza, veramente con un appendice molto commovente, e quindi la dedichiamo proprio a chi non sta con noi, e questo è veramente molto triste, però questa vittoria, come dici tu, l'abbiamo meritata, quindi parliamo anche di calcio, compensa di tanti sacrifici fatti, di pene anche durante il campionato, perché abbiamo sempre espresso una buona qualità di gioco e poi abbiamo coronato questo traguardo veramente con merito. Mister Calabrese, diciamo sinceramente, una prova sottotono della sua squadra e di conseguenza una vittoria più che meritata da parte del Pineto, sceso in campo sicuramente molto ma molto più motivato della tua squadra. Sì, sicuramente qualche motivazione in più ce l'aveva il Pineto. Il primo tempo è stato insomma molto molto brutto, perlomeno come atteggiamento. Il secondo tempo siamo andati meglio, alla fine tutto sommato il Pineto sull'episodio del primo tempo ha costruito la vittoria. Ci poteva stare anche un pari a mio avviso, però nulla da recriminare sulla vittoria del Pineto, insomma.